Maschere terribili ed evocative di un passato ancestrale, quando uomo e natura erano un tutt'uno e il confine tra mito e realtà era indefinito, simboli di una Sardegna millenaria che ancora oggi mantiene vive le tradizioni, che affondano nella notte dei tempi per rafforzare le proprie radici e guardare al futuro senza timore. Sono le maschere di Sardegna che ieri hanno dato vita ad una grande sfilata che ha attraversato le vie del centro di Nuoro, un appuntamento che ormai da un decennio apre le manifestazioni della Festa del Redentore, giunta alla 119esima edizione. Anche quest'anno le maschere del Carnevale Barbaricino, ma anche quelle di altri territori e tradizioni, hanno dato spettacolo, attirando l'attenzione non solo dei turisti, ma anche dei sardi che magari le hanno viste tante volte, perché le movenze, le danze, le acrobazie non sono mai uguali a se stesse e ogni volta sembra di osservarne di nuove. Tra le maschere che hanno dato vita alla sfilata, l'Associazione Culturale Azzeri di Mamugliada, con i Mamutones e i Soadores, Boes e Merdules di Ottana, Sosturpos di Rotelli, Subundu di Orani, Mascheras Limpias di Fonni, Maschere Olzai, Surtu di Fonni, Sostintinnatos di Siniscola, Maschera Gatu a Maimone di Salure, ma anche tamburini e trombettieri di Oristano, Mamuzzones di Samugheo, Sainu Oriadore di Scano Montiferro. Maschere spesso riscoperte dopo lunghi studi e indagini, che vanno a completare un quadro importante della storia non scritta della Sardegna, quella che ha affidato ai costumi tradizionali, alla musica e alle maschere il compito di tramandare alle future generazioni il passato dell'isola. Domani spazio alla grande sfilata dei costumi tradizionali in programma a partire dalle 10, migliaia di figuranti che mostreranno con orgoglio i colori delle proprie comunità, il corteo delle 100 donne in omaggio a Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, la sfilata dei cavalieri, la prima assoluta al Redentore, la partecipazione alla banda della Brigata Sassari, simbolo dei sassarini e di quello che hanno significato nella storia della Sardegna.